Mario mi chiedono, ma quando vai a giocare a Napoli? Ormai. Io ci ho provato. Tanto tempo ci ho provato. sì, sì, sì. Napoli per te sarebbe una bella sfida, dai. Ah, starei benissimo a Napoli, veramente. Sono sincero, starei veramente bene. Vabbè, stanno bene tutti, si sta da Dio. Faccio la mia fila, faccio diventare un capo ultra a Napoli. Ah, ma lei è tipo Napoli, eh? Vabbè, per forza. Ho capito, ma io continuo a fargli cantare Brescia, Brescia, ma poi alla fine... E lui è tipo Napoli, sì, pare quello. Sì, sì. Era di ma lei adesso è giù? Sì, lei è giù. Era di una felicità quando l'ho portata in campo a San Paolo. Beh, ci credo. Era ipnotizzato. Poi sai, avendo tutti i familiari intorno, là non scappi. Una bella emozione, sai. Comunque San Paolo, io lo metto a livello di San Siro, è comunque un'emozione entrare sempre. Poi San Siro, San Siro, per me San Siro è lo stadio più bello del mondo, più emozionante del mondo, forse ai livelli del... Bah, quello del Barcellona, il Camp Nou. A me quello non, a me non è troppo grande, è bellissimo, però è troppo grande, non, cioè ti perdi, capito? Non è... Per me, sai, solo se parlo del San Paolo, io sono cresciuto a Fuorigrotta, quindi solo se parlo mi vengono i brividi, perché io giocavo fuori e poi sono entrato dentro a giocare. Giocavo fuori, prima poi al San Paolo e poi all'interno. Quindi per me non fa testa, però... Però il derby di San Siro è unico. Per me il derby di San Siro è unico. Sì, sì, San Siro è uno stadio che comunque quando entri, però ti dico, secondo me il Bernabeu ha un fascino superiore. Io ho giocato al Bernabeu con City, con la Boa Pardè. Ho giocato, no? Abbiamo fatto la finale. Sì. No, è bello. Parlando di top, No, no, è bello. Cioè, non puoi dire brutto il Bernabeu o brutto il Camp Nou. Però a livello di emozione, secondo me un derby di San Siro ti dà di più. Ma sai, cioè, è più il fattore che vai nel campo del Barcellona, del Real Madrid, magari per la prima volta, che ti affascina. Hai visto del classico? No, quello non l'ho mai visto. No. Non posso, io parlo del derby che ho giocato io, ti dico... Ho fatto il derby anche in semifinale di Champions League, cioè andate e ritorno. Vabbè, a San Siro quello... Aspetta, San Siro o Real Madrid? No, no, io ho fatto il derby della semifinale di Champions League quando vinse il Milan. Noi con Cooper arrivammo in semifinale. Ah, quello che ha fatto col Martins? Sì. Ah, ma tu eri all'Inter? No, sì, io ero all'Inter. Ah, vabbè, penso che l'atmosfera lì è stata unica. Mamma mia, spettacolare. Lì era bello. Lì era bello. Semifinale, un derby. No, fu pazzesco. Fu una delusione pazzesca. E il classico com'è? Il classico, se lo vinci è bello. Se ti fanno, vengono in casa tua e ti fanno 5 secondi è un disastro. Immagino. No, io ho giocato quello che abbiamo vinto lì, abbiamo pareggiato, ho perso, però c'è il classico, c'è un'attenzione intorno che... Ma te ne accorgi già quando arrivi fuori al Bernabeu, la gente è diversa. Ma come la Champions, come la Champions. E la Champions è fantastica, la Champions, giuro. La Champions, sì. Quante ne hai vinte tu?